azzurri cadono rovinosamente nel lunch match di Pasqua contro un'Atalanta molto concreta che sfrutta anche gli svarioni difensivi di un Napoli con la testa già forse a fine campionato. Chissà, commentiamo stamattina il match degli azzurri in compagnia del giornalista Giuseppe De Silva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mentre in collegamento vedo e saluto il giornalista e direttore di NapoliFactory.it Angelo Cirasa. Buongiorno Angelo. Buongiorno Diletta, buongiorno Giuseppe e i telespettatori. Buongiorno Angelo. Ecco Peppe, il Napoli cade rovinosamente contro l'Atalanta al rientro della sosta. Che partita hai visto? Una partita indecente, francamente, un approccio sbagliato, una mancanza assoluta di volontà da parte dei calciatori di riuscire a mettere una toppa alla stagione, perché in effetti questa partita era la partita che metteva una toppa alla stagione. Battere l'Atalanta voleva dire riuscire a rimettersi in corsa per un posto Champions. La scalata sarebbe stata comunque difficile, ma insomma bisognava tentarla. Invece abbiamo visto un qualcosa di assolutamente indefinito, indefinibile. Non vorrei essere troppo cattivo, ma insomma abbiamo visto una squadra che è simile ad una meba, cioè qualcosa che non si capisce. E peraltro nel secondo tempo abbiamo visto un minimo di reazione, ma anche con dei cambi che francamente io personalmente non ho capito. Ti vedo molto amareggiato. Sono molto amareggiato, sono molto arrabbiato anche dal punto di vista, diciamo, del tifo, no? Del tifoso, perché è una partita di quelle che ti cambiano la stagione se riesci ad imbroccarla. Non mi è sembrato che l'Atalanta avesse fatto chissà che per poter portare a casa il risultato. Sono bastate un paio di amnesie difensive, come al solito, verrebbe da dire, e poi un'azione finale, quella del 3-0 di Coppa Miners, che ha dimostrato ancora una volta come la nostra difesa possa essere bucata in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco Angelo, una difesa a dir poco con la brodo, che concede davvero tantissimo, quindi che Napoli hai visto? Beh, questa è la caratteristica di tutta la stagione. Il Napoli i suoi gol più o meno li ha sempre fatti, ma è la difesa il punto debole. Non solo nei singoli gesti tecnici sono evidenti, è inutile rimarcarli ulteriormente, andare a infierire su alcuni calciatori che fin dall'inizio del campionato sappiamo che non sono da Napoli o comunque non possono garantire la titolarità, ma è tutta la fase difensiva. In particolare con l'Atalanta io ho notato la mancanza di una preparazione di questa partita. Si è visto che Gasperini, pur avendo una squadra non al top della forma e anche con parecchi rincalzi, perché hanno giocato Atebor, Zappacosta sulla sinistra, non ha giocato Coppa Miners se non negli ultimi minuti, e si è notato quanto possa fare la differenza, così come Lookman ha preparato molto bene la partita, ingabbiando quel po' che c'è da ingabbiare ormai nel centrocampo del Napoli, ovvero Lobotka, che in assenza di, ahimè, bisogna dirlo, Zielinski, non ha un'alternativa come play in mezzo al campo. E quindi abbiamo visto che anche la lontananza di Calzone in Slovacchia per accordi con la sua nazionale, ovviamente, non avendo un vero vice allenatore sul campo, non abbia potuto o saputo organizzare delle contromosse a una squadra che comunque è forte. Per quanto sicuramente sì, insomma, quello che dice Giuseppe è tutto corretto. Certo, sicuramente quindi un reparto difensivo rivedibile, come dicevamo, ma secondo te Giuseppe è tutta colpa della difesa o nell'atteggiamento totale proprio della squadra c'è qualcosa che non va? Ma allora, io credo che sia proprio l'atteggiamento che sia sbagliato, perché entrare in campo così come è entrato il Napoli nel primo tempo è francamente una cosa da denunciare al Sant'Uffizio, visto che siamo comunque ancora in clima pasquale. Stiamo vivendo un mistero doloroso praticamente, perché questo Napoli non lo si può capire né dalla testa né dai piedi, non lo si capisce. Poi ci sono le difficoltà che ha denunciato Angelo, cioè dei giocatori che tecnicamente non sono all'altezza di giocare ad un livello più alto di quello che può essere un livello medio della Serie A. Su questo non c'è dubbio, ma credo che il problema fondamentale sia proprio l'atteggiamento della squadra, oltre a quella che sembra essere una costante che ci portiamo indietro, cioè un'assoluta incapacità di vincere le cosiddette seconde palle o di vincere un contrasto, una condizione atletica che non riusciamo a comprendere se sia all'altezza di un campionato di Serie A oppure no,
perché non è possibile vedere, per esempio, io ho visto due squadre che lottano per la salvezza, cioè Cagliari contro il Verona, e si sono date atleticamente delle batoste fino alla fine della partita, hanno corso come dei dannati fino alla fine. Io questa garra, come si dice, questa grinta, questa voglia di arrivare, questa voglia di giocare nel Napoli non la vedo proprio. Questa è la cosa più grave di tutte, secondo me, perché tu puoi rinunciare agli schemi, puoi rinunciare ad un errore tecnico che ti fa partire male con una partita, ma se c'hai voglia di vincere, se c'hai voglia di giocare, anche con una giocata singola, vai là e batti le squadre meno forti delle tue. Poi bisogna discutere se l'Atalanta è meno forte del Napoli in questo momento, va bene. Però almeno mettici qualcosa dentro. Cioè, io un tiro in porta del Napoli non me lo ricordo. In porta nel senso che ha centrato la porta, non verso la porta, perché verso la porta si tira, ma non se la si centra mai. Angelo, di sicuro la coppia Rachmani-Juan Jesus è sempre stato sinonimo di gol subito. Perché allora si insiste, secondo te, su questa coppia? Nathan poteva in qualche modo sostituire, secondo te, Juan Jesus? Io penso che se tre allenatori hanno tenuto da parte Nathan e hanno preferito Juan Jesus, loro vedono gli allenamenti, vedono la squadra da vicino, non sono autolesionisti, per quanto noi possiamo non amarli, non considerarli l'altezza del Napoli, e quindi questa è la risposta. Io credo che Juan Jesus, nonostante gli evidentissimi limiti ormai tecnici nella partita con l'Atalanta, probabilmente anche dettati da problemi di natura psicologica, io ho visto tre errori in tutti e tre i gol da parte sua, ma non è la prima volta. Se ricordo il rimbalzo col Cagliari che ci ha fatto perdere quella vittoria, ormai in tasca vengono i brividi. Ma credo che, nonostante tutto, questa sia la coppia meno peggio, ecco. No, ecco, il meno peggio. E poi non c'è copertura del centrocampo, bisogna anche dire questo, è loro difesa, perché l'Atalanta, soprattutto nel primo tempo, ha fatto ciò che voleva. Al secondo minuto ha preso un palo con gli inserimenti dei centrocampisti. I centrocampisti vanno controllati dai centrocampisti. Anguissà non c'è in mezzo al campo. Di fatto l'unico che sta giocando un po' è Lobotka. Traoré è un esterno adattato a mezzala. Comunque è un uomo che guarda in avanti. Non riesce a fare né quello che faceva Zielinski come alternativa allo Botka come play, né tantomeno può andare a recuperare i palloni. La volontà ce la mette pure, ma non mi sembra che, soprattutto nelle ultime partite, stia dando grandi risultati. Quindi questa cerniera che manca davanti alla difesa poi lascia emergere tutti i limiti di calciatori che sono calciatori al massimo normali. Certo, Angelo, ma questa sconfitta ovviamente ci anche allontana sempre di più da quello che è il sogno Champions. Ecco, è secondo te un sogno irraggiungibile? Sì, è irraggiungibile. Dobbiamo puntare all'Europa minore, l'Europa League o addirittura alla Conference. Ricordiamo che domenica abbiamo uno scontro diretto per rimanere nella colonna sinistra della classifica contro il Monza, che se ci batte ci supera. È terribile da dire, ma è così. E davanti abbiamo molte squadre, addirittura la Lazio si è ripresa con Tudor battendo la Juventus, e quindi anche raggiungere la Conference League, che tutti non vogliono fare, sarà arduo. Io segnalo una cosa, la Conference, è vero, crea molti problemi, perché si comincia ad agosto con i preliminari, con molte partite da giocare, e interferisce sul campionato, però così come le altre coppe principali consente di accumulare quei punti nel ranking internazionale che sono fondamentali per rimanere a un certo livello. Oltretutto il Napoli sono 13 anni che non perde l'Europa, sarebbe davvero deleterio abbandonare anche quest'ultima piccolissima consolazione. Certo, Peppe, è sembrata una squadra a tratti ormai già con la testa a fine campionato, si annuncia però una rivoluzione quest'estate, tu da chi partiresti? Dall'allenatore, senza l'allenatore perdiamo tempo secondo me, perché altrimenti facciamo gli stessi errori che abbiamo fatto da agosto, da giugno ad adesso, o meglio da marzo in poi, perché da marzo sapevamo che Spalletti sarebbe andato via.
come sapevamo che sarebbe andato via Kim, come sapevamo che sarebbe andato via Lozano. Ci abbiamo messo dentro pure Elmas, che tutto sommato il suo lo faceva, l'abbiamo dato via a gennaio. In pratica abbiamo preso dei giocatori che non hanno reso assolutamente. Sarebbe stato meglio avere mezzo Elmas piuttosto che un intero Traoré. Quindi, prima di tutto, ma io l'ho detto già 3 mesi fa, bisognava partire dall'allenatore, bisogna partire dal tecnico, altrimenti che ragioniamo, che facciamo, che diciamo? Chi mette in campo la squadra? Chi decide come vogliamo giocare? Col 3-5-2, col 4-3, col XXY? Come vogliamo giocare l'anno prossimo? Che vogliamo fare? Il direttore tecnico ci sarà? Un direttore sportivo ci sarà? Che vogliamo fare per l'anno prossimo? Io l'ho detto nel mese di gennaio, ho detto bisogna pensare a ragionare, quando c'è stato il mercato, bisogna pensare a ragionare da gennaio per la squadra dell'anno prossimo, perché quest'anno ormai è andato. Ma io non vedo segnali in questi termini. Sì, De Laurentiis ha detto che ci sarà, ha fatto intendere che ci sarà una rivoluzione, ma noi questa rivoluzione la vediamo solo a chiacchiere. Ha tirato dentro anche la questione dello stadio e abbiamo visto che lo stadio se ne è parlato per 30 secondi, poi non se ne è parlato più, come non si parla più del centro sportivo. Ma tutta questa roba qua non serve a niente. Serve avere qualcuno che determini le sorti del Napoli comprendendo quelle che sono le dinamiche del calcio, perché spesso e volentieri il nostro presidente, che ha tanti meriti, però spesso e volentieri dice delle cose che ti fanno pensare che alla fine, dopo 20 anni, ancora certe dinamiche pallonare, chiamiamole così, ancora non le abbia comprese. Se non c'è un direttore generale o un direttore tecnico, se non c'è un tecnico all'altezza, a proposito, la butto lì, Conte. Non c'è un'altra soluzione, altrimenti saranno sempre mezze soluzioni. Italiano? Vediamo con l'italiano dove andiamo a finire. A me italiano non piace, non mi fa impazzire. Io penso che l'unico in questo momento che possa essere allenatore che ti dà una speranza per il futuro è Conte. Poi potrà essere simpatico, potrà essere non simpatico, è un altro discorso. Ho sentito un collega qualche giorno fa tirare dentro anche Klopp, mi sembra veramente esagerato, perché Klopp non verrebbe mai a Napoli per la questione della gestione tecnico, questi sono allenatori manager. Questo è per il futuro ovviamente, però ricordiamoci anche che il campionato non è finito, c'è un'Europa da conquistare a partire dal prossimo match appunto contro il Monza. Bisognerebbe dirlo ai giocatori del Napoli. Assolutamente sì, e noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia questa mattina, quindi ringrazio ancora il giornalista Giuseppe De Silva. Grazie a voi. Per essere stato qui con noi in Mattina Live, e in collegamento il giornalista Angelo Cirasa. Ciao Angelo. Ciao a tutti voi, grazie dell'invito. A tra poco con Mattina Live.